Amici di maridacaterini.it, siamo con Amadeus, il conduttore della seconda edizione di Stasera Tutto è Possibile. Quali saranno le novità di questa edizione? Ci sono le certezze, che è la stanza inclinata, ormai è diventato quasi il sottotitolo. Stasera Tutto è Possibile, dice, qual è quello, la stanza inclinata? Ah, la stanza inclinata, e come no? Quindi la stanza inclinata, tanti altri giochi, tutti quelli dell'anno scorso, e poi se ne aggiungono altri, come prendere dei personaggi e proiettarli quasi ad altezza, come dire, la testa a toccare quasi il soffitto se rispondono in maniera errata delle mie domande. Oppure c'è questo famoso dance cam e kiss cam, dove dovranno ballare il pubblico e gli ospiti e poi baciarsi a sorpresa. Non sappiamo chi, può capitare uno qualsiasi vicino a te, potrebbe capitare oltre uno sconosciuto, una donna che bacia una donna, un uomo che bacia un uomo, sulle labbra. Non è che il Moege protesta. No, perché un bacio così è sintomo e simbolo di amore, quindi capiranno anche loro. Ci anticipa qualche altro ospite delle puntate successive? Guarda, sono tutti in divenire. Devo dire, ce ne sono tanti, tutti, molti di quelli che sono venuti l'anno scorso e tanti altri ancora, perché poi quest'anno devo dire che la richiesta e la voglia di venire ovviamente è maggiore, nel senso che poi l'anno scorso era una curiosità, una sorpresa, non tutti conoscevano o non tutti sapevano che cosa li aspettava. Adesso devo dire tutti, posso venire, quindi stiamo componendo il puzzle e non è facile. Sono contento di questo, ovviamente mi fa piacere che molti vogliano venire a questo programma. Senta, lei prima ha detto che questo programma l'aveva già visto in Francia e ne era rimasto entusiasta. Sì. C'è qualche altro programma che le piacerebbe condurre? No, c'è un altro format che avrò la fortuna di condurre a dicembre, che anche questo ho visto in Francia. Amo molto la TV francese, mi piace in genere quella internazionale, però quella francese devo dire mi piace molto per come confezionano i programmi. E questo programma si chiama Big Quiz Music Show. Lo fanno in tutto il mondo, ovviamente non solo in Francia, tant'è che è un titolo americano, e questo andrà in onda 4 prime serate su Rai 1, però a dicembre, periodo natalizio, insomma. Periodo natalizio.